Buonasera super donne, benvenuti in questa nuova puntata della Perifit. Io sono Alice Veglio, ideatrice e fondatrice del programma di fitness online Writing Fit. L'estate è ormai arrivata e questo periodo viene spesso identificato da tante donne come un periodo poco proficuo per la forma fisica. Anzi, in tante rinunciano alla palestra, in tante mollano i percorsi che hanno iniziato perché pensano di non aver tempo a disposizione, trovano scuse legate al caldo, alla palestra che chiude, agli aperitivi e tutte quante rimandano l'inizio di un nuovo percorso a settembre. E io sono invece qui per dirvi che c'è un metodo senza rinunce, senza sacrifici, che non solo vi consente di mantenere la vostra forma fisica d'estate, ma anche potenziarla. E sono qui pronta a mostrarvi quindi 5 step utili e fondamentali, non solo per mantenere la vostra forma fisica d'estate senza rinunce, ma anche potenziarla. Vediamoli insieme! Il primo punto risponde a una domanda molto ricorrente, ovvero come faccio ad essere costante in estate? E il segreto ricade in 2 strumenti fondamentali. Il primo è l'organizzazione. Di per sé il periodo estivo è un periodo meno impegnato perché in linea di massima tendiamo ad avere più tempo a disposizione, tante aziende chiudono, hanno un periodo di ferie, riusciamo magari a prenderci una settimanina di vacanze. Questo ci consente di avere più tempo libero a disposizione e quindi di conseguenza una programmazione più ampia da cui attingere e poter riuscire a trovare dei momenti per noi. Il secondo strumento che possiamo utilizzare a nostro favore è trovare qualcosa che ci piaccia. Quindi come rimanere costanti d'estate? Programmando adeguatamente dei momenti per noi stesse, anche brevi, di qualità, in cui facciamo azioni determinanti che vedremo tra poco, e in secondo luogo scegliere qualcosa che ci piaccia, quindi riuscire a trovare un'attività fisica che ci permetta di staccare la spina. Una tipologia di attività fisica che non deve essere necessariamente passare un'ora di allenamento sotto il sole, ma anche fare un'attività fisica che ci aiuti a staccare la spina dalla quotidianità e a prenderci un momento per noi, anche 20 minuti al giorno. Secondo punto, e sarà la risposta a una domanda molto frequente legata a quello che ho appena detto. Sì, ma Alice, come faccio a trovare il tempo? Ho i bambini a casa, sono presa dallo studio, sono presa dal lavoro, io in vacanza non ci vado. Il segreto per riuscire a trovare tempo a disposizione anche d'estate e non trovare scuse sta nel dare una scala di priorità a quello che noi facciamo. Ci perdiamo in tantissime attività durante il giorno che in realtà non sono per nulla determinanti del nostro successo. Quindi il segreto per riuscire a ottimizzare il nostro tempo anche d'estate e fare passi avanti mentre tutte le altre persone d'estate fanno passi indietro sta proprio nel capire quali attività caratterizzano la nostra giornata. Quindi ti invito a prendere un foglio e scrivere ogni singola attività che tu svolgi nella tua giornata, anche le più banali. A fine giornata ti invito a leggere queste attività e evidenziare unicamente le attività che ti portano a fare un passo successivo nella tua vita, ovvero tutte le attività che ti aiutano ad avvicinarti ai tuoi obiettivi. Noterai con grande facilità che le attività evidenziate sono poche. Sono poche perché tante attività non sono fondamentali, tante attività ormai caratterizzano la nostra routine, sono parte strutturale di quello che noi facciamo, ma in realtà non sono utili. Quindi il primo segreto di cambiamento anche per l'estate sussiste proprio nel riuscire a scremare le nostre attività, eliminare quelle meno importanti, tra cui magari i 20 minuti che noi passiamo sul social al giorno piuttosto che i minuti che noi passiamo davanti a uno schermo, un video di YouTube, per poterci focalizzare sui nostri obiettivi e attività che effettivamente ci cambiano. È intrinseco a quello che ci siamo appena detti che la qualità fa la differenza, quindi anche 20 minuti possono fare una grande differenza per il raggiungimento dei nostri obiettivi, purché noi investiamo nella qualità. Quindi investire anche solo in un piano d'allenamento che ci piaccia, per esempio il fitness da casa, io ne sono la massima ambasciatrice, riuscire a dedicare 20 minuti significativi ci porterà a fare 1000 passi avanti, mentre chi d'estate rinuncia, chi d'estate continua a non fare nulla per i propri obiettivi, fa continui passi indietro.
Terzo step, riuscire a organizzare la giornata in modo favorevole con i tuoi obiettivi. Io sto parlando di obiettivi fisici, ma naturalmente la scala di obiettivi può essere molto ampia. Il primo segreto per riuscire a rimettersi in forma d'estate, quindi non solo mantenere la forma fisica, è investire nel mattino. Il mattino ha tantissimi vantaggi, specialmente d'estate. In primis è il momento della giornata più fresco. In secondo luogo è un momento della giornata che non può essere impegnato, perché ci basta pensare all'orario in cui avremmo messo la sveglia e mettere la sveglia 20 minuti prima. 20 minuti prima sicuramente non ledono alla qualità del nostro sonno, perché non sono significativi in termini di quantità di sonno. Se noi abbiamo dei problemi a dormire tante ore, il problema è strutturale sul sonno, sul quantitativo di ore che noi dedichiamo a dormire, non da quei 20 minuti che noi dedichiamo per allenarci, e ci aiutano ad iniziare la giornata con un carico positivo di endorfine, un carico positivo di energia. Quindi mettere la sveglia 20 minuti prima per 4 giorni a settimana per un allenamento di qualità e il mio programma completo, e ti lascio qui sotto tutti quanti i link e riferimenti, pullula degli allenamenti di questo tipo, ti consente di svegliarti in 20 minuti, ottimizzare quelli che sono i risultati che tu puoi ottenere con l'attività fisica, accelerare il tuo metabolismo, ricaricarti di buon umore e iniziare la giornata distante anni luce da chi si sveglia, si mette davanti al telefonino e inizia la propria giornata con pigrizia, senza fare nulla per se stesso. Sempre legato a questo terzo punto, ovvero alla capacità di fare azioni di qualità, investi anche nello stile di vita. Non servono azioni clamorose per poterci trasformare d'estate, bastano semplici scelte. Dalla scelta dello spuntino, magari quando tra, per esempio, uno spuntino un po' più fatto, quindi una merendina confezionata, riusciamo a scegliere, per esempio, uno yogurt greco con delle gallette e della frutta, abbiamo già fatto un passo avanti. Abbiamo fatto un passo avanti quando magari al posto di mangiarci un prodotto surgelato confezionato ne facciamo uno homemade. D'estate risulta molto più semplice fare questo, perché ricerchiamo piatti, prodotti freschi, quindi attingere da frutta, verdura, cereali, una bella insalata di riso preparata la sera prima. Questo ci aiuterà a fare piccole scelte quotidiane, ma che sommate nel tempo ci portano a incredibili cambiamenti. Lo stesso riferimento possiamo farlo dal punto di vista delle scelte di attività, quindi se ci troviamo al mare possiamo sì rilassarci al sole, ma possiamo anche scegliere in due intervalli della nostra giornata di camminare in acqua, farci una bella passeggiata o fare una partita a pallavolo. Tutto questo non va a escludere, negare il relax della nostra vacanza, nemmeno il divertimento, ma ci aiuta a coniugare relax, benessere, a uno stile di vita attivo che vi dà ancora una volta più risultati rispetto a chi non fa questa tipologia di scelte. Quarto punto, riuscire a trovare il tuo focus, la tua fame di successo. Nessuno potrà aiutarti a ottenere risultati se non te stessa, fino al momento in cui non ti siederai e capirai che cosa stai perdendo, che cosa perdi nel dire io quest'estate non mi alleno, che cosa perdi nel dire ma sì, tanto ormai è andata, inizio settembre, perdi tanto, perché l'errore che commettiamo più spesso è quello di pensare che se non facciamo nulla rimaniamo fermi dove siamo, in realtà facciamo enormi passi indietro. Quindi hai due scelte in questo momento: fare enormi passi indietro, e questo ti costerà tantissimo poi a settembre in termini di carico di stress, di attività, mole di lavoro, oppure decidere di investire in attività che cambiano quasi nulla di nulla la tua routine, ma ti portano avanti anni luce in termini degli obiettivi che tu vuoi raggiungere, in termini fisici, mentali, psicologici ed estetici. Come fare quindi per trovare il tuo focus, la tua fame? Io ho un esercizio che da sempre ha rivoluzionato il mio mindset, il focus, la fame che ho nel fare ogni azione quotidiana, ed è l'esercizio dello specchio. Da un lato prendo un foglio e da un lato scrivo tutti i vantaggi legati ad avere uno stile di vita sano, quindi compromettere quei fatidici 20 minuti prima della sveglia per l'attività fisica e compromettere un pasto che potrebbe essere più fat, quindi confezionato, processato, industrializzato, con un piatto fit. Scrivo tutti quanti i vantaggi, quindi avere un fisico di cui vado orgogliosa, sentirmi bene in qualsiasi tipologia di abito, fare le scale e non avere il fiatone, rendere orgogliose e stupite le persone che mi circondano, riuscire a conquistare obiettivi personali, essere sicura di me,
avere una migliore relazione con gli altri, questi e tanti altri motivi mi portano ogni giorno a fare un piccolo investimento su me stessa. Naturalmente i motivi, le motivazioni sono personali, quindi scrivi le motivazioni che spingono te stessa a intraprendere questo percorso. Dall'altra parte del foglio, quindi nell'altra colonna, devi elencare tutti i danni che tu ricevi nel non fare questa tipologia di azione. Quindi maggiore rischio di patologie, rischio di non avere uno stile di vita sano, rischio di danneggiare le tue relazioni con gli altri, rischio di avere una maggiore insicurezza e rinunciare a importanti opportunità che la vita ti presenta e tanto altro. Quindi avrai da un lato la colonna delle tue opportunità, quello che puoi ottenere, e dall'altro lato i rischi se tu continuerai a procrastinare i tuoi obiettivi e procrastinare l'inizio di un lavoro proficuo su di te. Tieni questa colonna davanti a te e vedrai che quando sei indecisa se svegliarti 20 minuti prima, la scelta sarà più che automatica. Quinto e ultimo consiglio: ricordati che i più grandi cambiamenti non derivano da azioni colossali, derivano da piccole scelte. Spero che tu l'abbia capito da questo video. Bastano piccole azioni quotidiane. Io vivo nell'ottica di una famosa regola che condivido spesso, che è la regola del one a day, una piccola azione determinante quotidiana che sommata nel tempo però mi porta a raggiungere risultati straordinari. Quindi nel tempo si nota una netta differenza tra chi ogni giorno fa piccoli passi e chi invece rinuncia perfino ad iniziare. Quindi il più grande regalo che tu ti puoi fare per quest'estate è non rinunciare. Non rinunciare a vivere la migliore versione di te, perché vivere la migliore versione di te è più facile di quanto sembra. Fare piccole azioni determinanti ogni giorno ti può portare veramente a ottenere risultati inaspettati. Io sono qui per aiutarti in questo processo, fornirti tutti gli strumenti per fare una piccola azione determinante ogni giorno. Ti lascio qui sotto tutti quanti i riferimenti al mio programma completo, che ti consente ogni giorno di allenarti con 20 minuti di qualità, con workout che puoi fare direttamente da casa tua oppure al mare, in qualsiasi posto, senza bisogno di attrezzi, scelte di ricette fit sane, veloci, pratiche da portare al mare o in qualsiasi posto tu ti trovi d'estate, e consigli di mindset che ti consentono di vincere sempre nella vita. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, ti invito a mettere un bel pollicione all'insù e ti invito anche a seguirci su tutti i nostri canali, perché ogni giorno ci tengo a condividere informazioni di valore che possono dare più luce, felicità e libertà alla tua vita. Io ti saluto e ti aspetto nel prossimo video. Ciao! We'll be right back.